riplive.it. The next step. Bertani Angelo, nato l'8 agosto 1928 a Villa Cortese, pastaio. Arrestato a Entrobbio il 14 giugno 1944 all'età di 16 anni. Dopo l'arresto, recluso a San Vittore, cella numero 143, numero di matricola 2461. Deportato da Milano il 16 agosto 1944, arriva a Bolzano il 17 agosto. Deportato da Bolzano il 5 settembre 1944, giunge a Flossenbürg il 7 settembre, primo numero di matricola 21656. È costretto a una marcia della morte da Flossenbürg a Dachau. Liberato a Dachau il 29 aprile 1945. Ero un ragazzo sano e robusto e questo mi permise di sopravvivere 8 mesi di detenzione in uno dei più infami lager di eliminazione nazisti. Avevo 16 anni quando venni catturato in Valsassina sotto l'imputazione di bandito e traditore della patria fascista. Pochi giorni prima avevamo assalito di notte la caserma repubblichina. Era il 5 settembre. Quando dal campo di smistamento di Bolzano venni messo su un treno merci, senza capire bene per quale destinazione. Dopo 2 giorni di viaggio arrivammo a una piccola stazione ferroviaria. Ci fecero scendere tra grida e bastonate e ci misero in colonna. Attraversammo il paese e lungo la strada ricordo un cartello che indicava Konzentrationslager, scritto a grandi lettere. Arrivati davanti al cancello d'entrata, un'altra scritta, grande, si imponeva alla vista di chiunque. Arbeit macht frei. In quel momento non ne conoscevo il significato, non sapevo che questa scritta sarebbe rimasta impressa nella mia memoria per tutti gli anni seguenti e quanto tristemente famosa sarebbe stata per tutti coloro che, come me, in quello e in altri momenti, varcavano un cancello simile. Appena entrati attraversammo la piazza d'appello per essere consegnati ai capò, ma vedemmo subito distesi fuori dalle baracche, i bloc, dei cadaveri nudi, con dei numeri scritti sul petto, in attesa del carro che li avrebbe portati ai forni crematori. Fummo spogliati nudi, portati ai cosiddetti bagni per essere rasati da tutte le parti. Dopodiché ci spruzzarono con creolina, sostanza disinfettante che dovrà preservarci da epidemie di vario genere, e ci condussero, ancora nudi, senza nemmeno averci asciugato, alla grande piazza d'appello del campo. Il mattino del 21 aprile 1945 ci svegliamo senza la consueta sveglia a colpi di violenza dei capò. Uscimmo nella piazza d'appello e, come in un incubo che non trova spiegazione, ci accorgemmo che tutti i capò erano spariti. Avanzavano però le SS e un ufficiale disse che avremmo dovuto trasferirci subito in un altro lager. Per questo fecero portare al centro della piazza dei sacchi di frumento in grani e ne diedero un po' a ciascuno. Verso mezzogiorno cominciarono a uscire dal cancello di Flossenbürg i primi uomini di una colonna lunghissima, composta da circa 18-20.000 deportati. Noi ragazzi decidemmo di stare uniti e portare dietro delle coperte. E subito in quello stesso pomeriggio perdemmo di vista Vincenzo Ottimo. Fu la prima vittima del nostro gruppo. Ma già era partito in cattive condizioni. Aveva il corpo e il viso coperti di piaghe. E con lui caddero molti anziani e le persone già malate. Vincenzo e io ci eravamo conosciuti in montagna, eravamo appartenuti alla stessa brigata, insieme eravamo stati ad arrestati. Gli unici essersi salvati che erano partiti con me da Bolzano sono stati gli uomini mandati a Kottern, un sottocampo di Dachau. Tra di loro c'era anche il mio amico e compaesano Ignazio Rigiroli. L'attività in quel lager non era molto faticosa, consisteva in lavoro su un torneo per industria meccanica. È per questo che sono riusciti a salvarsi, come me, nonostante le scarsissime calorie giornaliere. Alla fine della guerra eravamo in 20.000 a Flossenbürg. Però finalmente potemmo ripartire alla volta dei vari paesi di provenienza. L'emozione era grande,
Tante erano le cose che mi passavano per la testa, ma ancora più grande fu la gioia di ritrovarmi nel piazzale della stazione di Legnano. A quel punto mi misi a cercare un passaggio che portasse a Villa Cortese e, meraviglia delle meraviglie, chi vidi passare in bicicletta? Il mio amico Ignazio Rigiroli. Io lo chiamai e lui mi riconobbe subito. Ci abbracciammo, piangevamo, non pensavamo più di rivederci dopo la separazione di Flossenbürg. Lui infatti era stato mandato a Kotern e da quel momento non avevo più avuto notizie. E ritrovarlo così in piazza, Legnano, sano e salvo, mi riempì di commozione. Mi portò a casa sulla canna della bici. Fu un'emozione grandissima tornare a Villa dopo tutto quello che avevo passato. Serum in qua per colpa d'ula e Rudolfo il gaina per me quater amis quater malna venisci insieme a compagnia e fa la guerra in Albania per sui montagni mi fa morire d'uma pensar e me incata in un'imbuscada pugne di sciat e una fusilada mami, mami, mami 40 di 40 not a San Pitura sbattute giò mi son de quei che parlen no e il commissario una mattina e il me manda ciamali per lì noi siamo qui non sente alcun e il me diseva sto brutterò e il me diseva i tuoi compari non gli pigliassi senza di te ma se tu pari io firma che il tuo condono la libertà tu sino fesso si stai contento d'essere solo chiuso qua dentro mami, mami, mami 40 di 40 no a San Vitù Vera, piena di nebbia, di frecce e di scure sotto sti muri passano i tram fra casa e vita del me Milan e il cor si stringe ven giù la sera mi senti male e sto minga in pe qui c'hai nulla in un canto le pesche in guerra sta sulla terra la libertà
quei che parlano. Mi parlino. Live.it The Next Step.